Sono Samuele, da qualche anno ho cominciato a frequentare l'Italian Hacker Embassy, quindi andare nei campeggi esteri. E niente, questa sera vi parliamo di uno scherzetto che abbiamo fatto agli olandesi l'anno scorso, ovvero portare un po' di sano scompiglio in Olanda da parte dell'Italian Hacker Embassy. Le slide, come tutti, le ho preparate all'ultimo minuto, col caldo, quindi se c'è qualche errore, pietà. Non sono un relatore professionista, quindi non sono bravo a parlare. C'è stata la possibilità che potessi fare il talk in lingua nativa, ma per una maggior comprensione di tutti, niente, peccato. Allora, prima cosa, come su ogni bel talk che si rispetti, vanno ringraziati gli sponsor. In questo caso è l'Italia Hacker Embassy. Chi è? Un gruppo di hackeri e simpatizzanti. Io appartengo alla seconda categoria, gli altri sono fuori a disassemblare binari. Cosa fa l'Italian Hacker Embassy? Organizza gli italiani presenti agli eventi esteri. Fino a prima del 2007, mi sembra, ognuno andava a questi eventi un po' per conto suo. Dal 2007 si sono organizzati in questa che viene chiamata Italian Hacker Embassy. Perché Embassy? In pratica, in questi camp ogni nazione ha un suo tendone con tutti quelli di quel paese, quindi sono un po' delle ambasciate. Qui abbiamo la nostra ambasciata e anche l'ambasciatore ufficiale che è Ubi. Dove va l'Italian Hacker Embassy? Principalmente in Germania, al CCC, e Olanda, dove il camp cambia nome ad ogni edizione. L'ultimo è stato SHA 2017 e prima HOM 2013, eccetera. Quando? Nell'estate degli anni dispari, alternando Germania ed Olanda. Nel 2019 saremo Italian Hacker Embassy at CCC Camp 2019 in Germania, probabilmente nei dintorni di Berlino. Speriamo non più su. Come? Cosa fa l'Italian Hacker Embassy? Organizza il viaggio. Quindi queste sono le auto come partono da qui, prodotti locali, vettovagli di tutti i tipi, impianti elettrici, valigie, eccetera. Quel scatolone conteneva questa sostanza qui, che se qualcuno ti viene addosso in macchina rischi il botto. Avevo 20 litri di grappa in baule. Perché purtroppo l'Italian Hacker Embassy è anche conosciuta per i party un po' alcolici. Poi soprattutto l'ospitalità nei confronti degli altri paesi, cioè noi, quella è la nostra cambusa dove organizzavano il pranzo e sfamavamo mezzo camp. Cos'è SHA? È praticamente un camp hacker come IHC, solo che di dimensioni maggiori e con partecipanti da diversi paesi. Se qui abbiamo 400, 500, 600 persone, lì si va dalle 3.000 ai 4.000. E soprattutto vengono un po' da tutta Europa. Ecco, a SHA 2017 mancavano i francesi. C'è un po' di rivalità con loro. Ma per questo ci vorrebbe Ubi a raccontarvi un po' di screzi. Dopodiché cosa fate? Trovate conferenze professionali sui più disparati argomenti a questi camp. Trovate nerdate di vario tipo, esempio, l'alberino di Natale IPv6 che si comanda da casa. Cioè voi, questo tizio belga l'aveva portato a SHA e prima ancora a Natale 2016, voi vi collegavate a questo indirizzo, mandavate dei ping con gli ultimi 3 byte con i colori RGB e accendevate un LED a caso dell'alberello. Un tizio ha fatto un vaso d'espansione del boiler della caldaia, l'ha riempito con un sensore GPS e un amplificatore in base a dove lo posizionavate, faceva della musica in generale abbastanza schifosa. È stato allora quando ho tentato di portarlo davanti all'ambasciata dei francesi, visto che la musica si accordava con i francesi, ma ho scoperto che non c'era. Altre nerdate sono queste di FreeWMS che si portano un paio di rack pieni di ogni ben di Dio. Switch Cisco,
firewall vari. Mi pare c'era anche un blade da qualche parte sull'altro rack. Macchinario da paura. 2-3 SAN avevano pieni di dischi. E dopo soprattutto incontrate anche tipi strani. Questo tizio qui, vedete, ha un elmetto. Nell'elmetto aveva un pacco batterie, un GPS e un trasmettitore radio. A cosa gli serviva? Serviva ai suoi compagni che stavano nella loro ambasciata per capire dove lui si trovava all'interno del camp, in modo da capire se non tornava a poterlo recuperare. Durante il warm up di questo camp, per alcune persone avremmo avuto bisogno anche noi di qualcosa del genere. Trovate di tutto. Questi sono solo alcuni accenni, poi bisogna viverlo per vedere tutto quanto. Quindi l'invito è: l'anno prossimo venite. Ora vi racconto una storiella. Una noiosa insegna, vedete? È il nome del camp fatto con dei LED RGB che però erano questo verde pisellino e questo bianco qui. Abbastanza noiosa. Soprattutto perché non cambiava mai colore, cioè al massimo lampeggiavano i LED. Purtroppo per gli olandesi questa scritta qui, calcolate che sarà stata alta 3 metri, era posizionata nel posto errato. O forse l'embassy a non essere nel posto giusto. Questo quadratino rosso qui è uno delle pagode che componevano l'Italian Embassy. Poi cosa c'è? L'altra componente di questi camp sono i datacessi. Hanno un nome olandese / tedesco impronunciabile che in pratica è la composizione, tradotto in italiano viene letteralmente questa parola qui. Cosa succede? In ogni camp di questi tipi c'è bisogno di armadi di rete sparsi in giro per il camp per portare la connettività. Tenete conto che ad HOM 2013 avevamo una backbone con collegamento di internet di 10 gigabit. Qui mi pare avevamo superato i 50 o 60 gigabit. 100 gigabit suddivisi su due carri, uno da 60 e uno da 40, ecco. Quindi c'è una backbone in fibra ottica, poi arriva qui, ci sono degli switch e dei convertitori, poi tu porti qui il, ecco qui, il connettore in fibra ottica, tu posizioni lì il tuo cavo di rete, loro te lo collegano allo switch e sei connesso in rete. Tutti hanno IP pubblico. Come si fa, come fate a prendervi l'IP pubblico? O andate via DHCP, oppure qui c'è un foglietto, segnate con una X sopra l'IP quello che vi prendete e ed è vostro per la durata del camp. C'è un range in DHCP automatico e un range in DP statici, in modo tale che se qualcuno si porta su il server, come il nostro FTP a carbonella che avevamo lì, puoi prendere uno di quegli IP. E purtroppo non solo i server avevano l'IP pubblico. Un gruppo di burloni, di cui per privacy non mostriamo i volti, più che altro è perché non ho trovato la foto. C'è da qualche parte, però non l'ho trovata. Una schedina custom che serviva a fare cose, non nostra, ma di chi ha organizzato l'impianto. Una struttura un po' ottimistica dal punto di vista della security, forse si basava molto sulla fiducia. E adesso arriviamo alla nostra storia. Allora, io sono arrivato su al camp un paio di giorni prima e ovviamente subito dopo aver montato tenda, fatto impianto elettrico, sistemato casini vari, cioè organizzato un po' il camp, uno cosa fa? Comincia a farsi i giretti in giro per il camp. E niente, vedo che dietro a quella scritta SHA 2017 che avete visto c'era un tizio con un diavolo per capello, nonostante lì ci fosse un buon clima con le massime di 20-22 gradi, questo stava sudando di brutto, su una pagina che mostrava la configurazione di OpenWRT e che tentava di far andare le luci. Se stava manovrando OpenWRT, probabilmente sono comandate via rete, non è qualcosa di con una centralina lì. Quindi c'è un controller remoto a cui quelle luci rispondono. Per deformazione professionale di noi che siamo qui, questa cosa comincia a farvi frullare delle idee in testa. Ritorno in embassy, c'è la proposta all'ambasciatore. Guarda, lì ci sono delle luci che probabilmente sono comandate tramite protocollo IP qualcosa,
ci facciamo qualche giochettino, anche perché sono abbastanza brutte così. Sì, dai, ma forse vediamo intanto doveva fare le sue attività istituzionali. Una delle attività istituzionali dell'ambasciatore è andare nelle altre ambasciate a far conoscere i prodotti tipici italiani. Oltre a, diciamo, come definire, battezzare in qualche modo le persone dell'ambasciata. Per chi vuole capire cosa consiste questa attività, venga al prossimo camp. Qui non mi dilungo. Niente, come ho detto, era impegnato in attività istituzionali. Il giorno dopo, vado sempre a farmi i miei giri, vedo che è spuntato un cavo. Un cavo che va a quella scritta lì, al data accesso che avevamo di fianco. Guarda caso, passava a fianco del nostro tendone dell'ambasciata e sotto delle nostre tende. E uno comincia ad aggiungere idee alle idee. Rientro in ambasciata, becco un po' di manigoldi, gli dico, scusate, qui ci sarebbe questo cavo che va lì alle luci. Che ne dite se proviamo a farci qualche giochettino, qualche scherzo? La proposta viene accettata. Quindi cominciamo a dire, allora, c'è il cavo, se noi ci mettiamo in mezzo, sniffiamo quello che viaggia e poi da lì ragioniamo. Ma intanto ci vuole un hub per sniffare. Qualcuno ha un hub? L'hub non si usa da... E poi con le valigie piene uno non è che se lo porta via. Al che il buon Nicolò prende il zaino e fa, ciao Tosi, prima di partire sono andato su sito di e-commerce e ho preso e ho tolto sto micro ticket da 25 euro. Può tornare utile a qualcosa? Ci può servire? Noi lo guardiamo e diciamo, sì. Può fare porta mirroring del traffico? Sì. Ok, va bene. Allora, prendi, resetta, smissia, smonta, gira, catta, cavi, eccetera. Alla fine riusciamo a configurarlo in modo che sniffi il traffico. Lo ridiriga verso un PC, anche perché ormai i PC moderni, se hanno un Ethernet e tanto, pretendere che ne hanno due è quasi utopia. L'altro problema che si poneva è che dovevamo staccare fisicamente il cavo, al che cominciano le ipotesi. E se lo stacchiamo, scatta qualche sistema di monitoring, si accende la luce rossa in sala macchine, si arriva qua la polizia, c'è la cinofila, eccetera. Tra parentesi, la cinofila è anche venuta a trovarci 4 anni prima. Quindi un po' di idee le avevamo e anche di pensieri. E che diciamo, ok, proviamo a staccare. Problema, il data accesso al lucchetto. Come si fa ad aprire il lucchetto? Problema è, uno si mette lì, ok, facciamo lock picking, ma cosa succede? Bisogna andare lì e perderci qualche minuto. E se arriva qualcuno dell'organizzazione? Come facciamo? Ma si potrebbe andare a registrarsi, diventare angel, quindi ti danno la pettorina apposita, quindi puoi stare davanti al data accesso senza dettare sospetto, eccetera. Bene. Tempo di fare sti ragionamenti, qualcuno aveva già aperto il lucchetto. E sono andati lì ad attaccare un cavo. Adesso ho un video, se decide di partire. Sì. Vediamo se non mi incasino con questo touchpad. Quelli dell'orga, chiudi il lucchetto.
scusate, non è scattato nessun allarme mentre facevano l'operazione. Non si è sentito nel video, ma ho detto, stanno arrivando quelli dell'orga. E difatti, qualche secondo dopo, arrivano lì e notano che il lucchetto è aperto. E fanno, ma perché c'è quel lucchetto aperto? Stavamo controllando, siamo andati a vedere se c'era qualche bambino dentro che magari si era rinchiuso lì. Buon Nicolo è bravo con le supercazzole. Ma fa, perché avrebbe dovuto entrare lì un bambino? Magari voleva fumare qualcosa per conto suo, eccetera, non lo so. Vabbè, sono andati lì, se sono bevuta, hanno chiuso e noi siamo tornati. Al che adesso comincia la parte di briefing. Bene. Ovarda. Intanto, vanno verso i pubblici i pacchetti. Prima cosa. Sono tutti pacchetti UDP, quindi probabilmente non hanno nessun tipo di autenticazione e non gliene frega al destinatario all'insegna da dove arriva il pacchetto. Vediamo come sono fatti. I primi byte c'è scritto Artnet. Ok, andiamo a vedere cos'è questa Artnet, perché non avevamo ancora... non sapevamo ancora come funzionava quel protocollo. E vediamo, ok, ci sono questi 18 byte di intestazione e poi cominciano dei comandi per le luci, per i singoli LED. Che facciamo? Scriviamo il programma, prendiamo qualcosa già fatto, proviamo a scaricare un programma già fatto. Allora qualcuno prende il programma, lo guarda, compare un trivio pieno di opzioni, 40.000 parametri. Ragazzi, qua la cosa è troppo complicata. Che ne dite se prendiamo i primi 18 byte e li spariamo sempre uguali, tanto vediamo che non cambia mai. Gli altri probabilmente sono valori RGB, proviamo un attimo a fare qualche combinazione. Così abbiamo fatto e in pratica ogni 3 byte corrispondevano ad un LED ed erano i valori RGB. Tra l'altro lì i valori RGB possono andare da 0 a 255 e si fermavano in pari intorno al 70, qualche numero. Perché cosa succede? Quei LED lì sono molto energivori, quindi se si sparavano 255 e si rischiava di sovraccaricare qualcosa, bruciare, per cui anche nell'ottica di non danneggiare l'infrastruttura, cioè noi volevamo divertirci ma soprattutto senza far danni, abbiamo rispettato quei limiti lì e abbiamo cominciato a fare un po' di prove. Ora ci siamo posti una domanda: cosa succede se ci beccano? Aspetta, queste luci qui, ogni luce, ogni lettera è un IP pubblico, quindi loro penseranno che noi li abbiamo raggiunti non intercettando il cavo, ma tramite lo switch normale. Quindi loro probabilmente tireranno su qualche regola di firewall, ci bloccheranno, crederanno di averci fregato, ma noi saremo più furbi, siccome abbiamo il cavo di mezzo, li rifreghiamo un'altra volta. Magari fosse andata così. Adesso qua hide. Alt F4. Quindi sniffing, reverse engineering del protocollo, lock picking, social engineering, alias supercazzola, e se ci rifreghiamo. Noterete che per fare questa attività abbiamo utilizzato una serie di skill diverse, cioè si è andati dal social engineering per supercazzolare i controllori, al lock picking per riuscire ad aprire il data accesso, capacità di networking, sniffing, quindi mettersi in mezzo senza disturbare, per reverse engineering di un protocollo, quindi capire come funziona. Quindi nonostante l'apparente semplicità, è semplice, non è che abbiamo fatto chissà che, però comunque ha richiesto una serie di skill di diverse persone che hanno dovuto collaborare assieme, e questa è stata una delle cose più belle, cioè siamo riusciti a fare un gruppo con diverse capacità e farli collaborare tutti quanti assieme. Alla fine quindi ci siamo messi a fare anche un po' di prove, finché a un certo punto parte il secondo video. 23:38 23:41 abbiamo, intanto durante il giorno testavamo, così non era ben visibile quello che facevamo, quindi nessuno se ne accorgeva perché c'era la luce del sole se non noi. Questo S 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 rosso. Diventata rossa, dobbiamo trovare il 7. Trovate l'altro. La S è trovata subito verde, ci ha messo due. Sì, scusa, se ne sei il microfono. C'eravamo da una parte, qui davanti all'insegna, alcuni di noi con le radioline, e dall'altra parte, in embassy, qualcuno col PC che mandava i comandi. Vabbè, questo non ha altro. Abbiamo provato le varie lettere finché ad un certo punto succede questo. Ecco, adesso fermo perché iniziano qualche parolaccia. La gioia del momento si è espressa anche con qualche parolaccia, niente di che, ma... Quindi, alla fine arriviamo avanti a questo. Avevamo fatto la bandiera italiana. Sì, qui si vede, sembra un azzurro, però in realtà era bianco. Cosa succede? Noi pensavamo che ci bloccassero, come ho detto prima, cioè vi abbiamo fatto questo scherzo, a voi non sta bene perché vi abbiamo messo in mano nelle infrastrutture, in qualche modo ci bloccate. Questo mi pare l'abbiamo fatto tipo il venerdì. La domenica sera arriva il tipetto, quello che aveva fatto le coreografie, becca qualcuno, non c'ero la io, ma la scena è stata più o meno questa. Scusate ragazzi, ho visto che avete dimostrato che siete stati bravi, siete riusciti a bucare il vostro impianto, a fare i giochetti che volete, però io mi sarei anche preparato delle coreografie. Non è che potete staccare il cavo e lasciarmi rifare quello che avevo preparato? Di fronte a una richiesta fatta così, abbiamo staccato il cavo e l'abbiamo lasciato fare. Dopodiché, a un certo punto, l'appetito viene mangiando. Questo è uno dei datacessi che c'erano a Sha. Anche al CCC avevano sopra questa torcia qui. Sembra una torcia, in realtà è una spirale di LED RGB. In pratica c'è fa una specie di fiamma che in base al flusso di pacchetti che viaggia nello switch, più pacchetti ci sono, più la fiamma è viva. In pratica voi vedete quando arrivate al camp, i giorni prima, che sono molto basse, fanno poca luce. Durante l'attività del camp si illuminano in pieno tutto il traffico di rete. Ragazzi, se si facesse una scansione di tutte le porte Artnet aperte della rete, tanto gli IP pubblici sono pubblicati su ogni data accesso quali IP pubblici risponde. Cos'era? Una barra 16 che avevano allocato, forse? Aspetta. Pare fosse una barra 16, tutti i datacessi avevano degli IP standard, ad esempio tutti gli switch erano un punto 20 e c'erano alcuni IP che cambiavano, c'era qualche punto 3, qualche punto 4, robe strane, però abbiamo notato che tutti i datacessi avevano punto 21 e da lì è partito una scansione, abbiamo provato a mandare dei pacchetti, abbiamo provato prima sul quello che abbiamo di fianco e sì, rispondeva, e oh cavolo, riusciamo a cambiare i colori della fiacola, e se facciamo anche lì la bandierina? A un certo punto, mi pare fosse o il sabato sera o il lunedì, non mi ricordo, tutte le fiaccole dei datacessi, tranne una, erano diventate bianca, rossa e verde. Abbiamo riconfermato che gli avevamo bucato di nuovo l'infrastruttura. Durante il talk finale sull'infrastruttura l'hanno definito nice hack, quindi l'hanno presa con filosofia. Però nel camp c'erano anche delle altre luci, dei fari di MX orientabili che facevano effetti, oltre a tutto il boschetto intorno con luci di MX. Proviamo ad andare avanti. Lì probabilmente per le luci intorno l'avevano configurate e poi staccato il controller. Perché non le abbiamo trovate. Non abbiamo trovato il controller.
C'è da dire che dopo, organizzando qua le luci, eccetera, di questo camp, eccetera, comandare uno dei fari professionali diversamente da una striscia LED richiede delle conoscenze del protocollo. Ogni faro ha i suoi comandi, quindi bisogna un attimo documentarsi. Non è come comandare una striscia LED. È comunque semplice, ma devi avere un minimo di documentazione, capire quanti canali utilizzano, eccetera. Anche perché se mandi dati a caso rischi che proprio neanche si accenda. Quindi niente, abbiamo fatto anche questo. E dopo, alla fine, il camp è andato avanti. Allora, cosa abbiamo ottenuto? Ci siamo divertiti. Cioè, quando combinavamo queste cose ci piegavamo in due dalle risate. All'organizzazione è piaciuta e qualcuno è venuto a dirci che per il CCC 2019 forse vedrebbero una possibile collaborazione. Adesso si stanno tentando di stabilire dei canali di comunicazione, vediamo cosa succederà. Un'occasione per fare amicizia tra persone che prima non si conoscevano. Allora, voi dovete capire che durante l'embassy la gente arriva lì col portatile, molto spesso fa le sue cose, parla col vicino, a volte durante i festoni si fa un po' di cacciara, però c'è chi si conosce, chi più, chi meno. Questa è stata un'occasione in qualche modo di un'amicizia forzata nel senso buono della parola, cioè ci siamo trovati, abbiamo collaborato per un obiettivo comune e a fine ci siamo anche conosciuti meglio. Imparato qualcosa di nuovo, perché meno male nessuno di noi prima conosceva DMX, chi con lockpicking, chi con questo, chi con quello, abbiamo comunque avuto delle conoscenze in più. Dimostrato soprattutto che Italian Hacker Embassy non è solo Italian Grappa ed Italian Pasta. Allora, nelle ultime edizioni purtroppo c'era stato un po' di era un po' degenerata la cosa, nel senso che si mangiava, si beveva, si faceva festa, però a livello di hacking lasciavamo un po' a desiderare rispetto ad altri camp. Questo è stato un primo passo, speriamo nel 2019 di portare anche noi progetti più completi, più sostanziosi, insomma fare anche una bella figura. Da notare che mentre noi facevamo questa parte qui c'erano delle altre persone impegnate in talk anche di un certo rilievo sulle main track del camp. Avevano 4 main track, in più noi avevamo un gazebo in cui organizzavamo anche noi degli altri talk. Quindi quest'anno l'anno scorso nel 2017, anche a livello di contenuti e di organizzazione c'è stato un effort molto importante da parte di tutti quanti i volontari che sono andati su. Ripristinato l'onore dopo HOM 2013. Nel 2013 qualcuno aveva tentato di fare uno scherzetto simile, purtroppo ci avevano un po' sgammato, un po' ostacolato, insomma non era riuscito del tutto. Adesso li abbiamo fregati per bene. Ultima cosa, che fine ha fatto quell'insegna lì dopo il camp? Noi siamo rimasti lì un giorno dopo la chiusura per sbaraccare tutto, perché avete visto quelle... Allora, c'erano 3 macchine piene fino al tettuccio di materiale. Ovviamente abbiamo dovuto assemblare, dopo abbiamo anche dovuto rimpacchettare tutto e portare via, quindi c'è stato un bel lavoro. Tra l'altro, nota di colore, durante il camp potevano entrare al massimo solo 3 auto, cioè devono arrivare 4.000 persone, nel camp possono entrare solo 3 auto alla volta. Ti davano un bigliettino, questo qui. E alla fine, quando uscivi con l'auto, dovevi ridare il token. Uno mi è rimasto casualmente in mano. Alla fine avevano solo 2 token per far andare avanti e indietro le auto. Comunque, inflessibili, cioè, si provava in tutti i modi di dirgli, guarda, sono le 9 di sera, non c'è più un'anima in viva, lasciaci entrare con tutte e 3 le auto che finiamo di caricare. No, no, ci state occupando tutti i token. Insomma, tedeschi duri. Impossibile farli ragionare, cioè un'applicazione delle leggi all'italiana sì, ma l'eccezione si potrebbe fare, niente. E niente, che fine ha fatto la nostra insegna? Eccola qui. No, dopo questo era il cassone della discarica, avevano staccato le luci e amen. Come chicca finale, durante tutto il build up e c'era una webcam che riprendeva il camp e ha prodotto questo video che vi lascio andare.
se avete qualche domanda. Questa è tutta la preparazione, tutta la durata del camp e cosa è successo durante i 5 giorni. Basta, io ho finito e se volete vedervi questo, non so se lo trovate ancora da qualche parte sul sito, so che l'ho tirato giù appena finito il camp. Ecco, questi qui sono tutti quanti i nostri datacessi e questi qui. I bagni erano su degli altri edifici in muratura o comunque dei container simili a quelli. Queste qui sono le aree dove venivano fatti i vari talk. Qui è dove organizzavamo i nostri talk. Qui c'era un laghetto dove avevamo giurato che se beccavamo qualcuno ubriaco finiva qua dentro. Era stati minacciati perché al CCC 2015 durante il sabato notte l'ambulanza è intervenuta 3 volte per portare via gli italiani. Quindi quelli che non bevevano e che volevano far bella figura erano un po' incazzati. Sì, infatti rispetto all'OM 2013 dove avevamo 100 litri ne avevamo solo 70 questa volta, ci siamo moderati. Ecco, ha anche piovuto, tirato un bel vento. Questa era la zona dei belgi. Pioggia. Adesso dovremmo arrivare al giorno in cui arriviamo noi. Lavorano giorno e notte. Calcolate che il budget di questo camp sia di un mezzo di... non male. Sì, il biglietto d'ingresso è di circa 200 euro. Questa volta ci sono anche fatti pagare 42 euro di parcheggio auto. Numero a caso. Esatto. Ecco, questo è il materiale per la nostra embassy. Hanno portato. Una decina di minuti. Vi vedete l'alba olandese. Camion che arriva tutto spiano. Nel frattempo hanno tirato su questi due tendoni. Ah, da quest'altra parte c'era un'altra area ancora più ampia con tendoni, zona tende, eccetera. Eccola, questa è la nostra embassy. No, quest'anno la zona arcade con i giochi non l'ho vista. C'era a Om c'era, a Sha non l'hanno messa. Cosa? Ah, sì. Ecco qui il nostro, qui ce n'è un altro, questi qui dovevano ancora posizionarli. Un altro qui. Adesso dovreste vedere che stiamo arrivando. Aspetta adesso, che giorno è qua? C'è da qualche parte. Da qualche parte c'era la data. Sì. Vedo la mia auto qui sta ferma qualche secondo. Pomeriggio. Ecco qui, stiamo la Tesla Egipo. Ecco qui la mia auto, quella di amico di Archi, Riccardo. Stiamo scaricando la roba. Quindi siamo già arrivati. Infatti la mia tenda. Ecco che comincia a illuminarsi la notte, guarda. Luci verde.
dovevamo fare la bandiera. Ecco, il camp durante la notte è tutto illuminato. Ogni embassy cerca di colorare nel modo migliore la propria zona. È veramente suggestivo, da vedere almeno per una volta. Dopo dite, vengo una volta, dopo 2 anni dite, ma sì, vengo anche la prossima, eccetera, eccetera. Ecco qui che abbiamo montato il primo gazebo, che poi per allarme vento abbiamo smontato, sparito, tante boie. Più di qualcuna. Le tende di cartone, novità di Isha. Ecco qui la bandiera italiana. La gente che arriva di notte che si mette a montare la tenda. Notate luci varie dappertutto. No, hanno retto la pioggia. Qui abbiamo 2 valorosi che hanno dormito nella tenda. Ecco, è comparsa l'insegna. Vedete la gente che sta arrivando. Eccola qui, vedete, era bruttina. Cioè, sì, qualche lampeggio, ma niente di che. Ah, dopo qua c'era un tizio che andava in giro a fare i dolcetti dell'amore. Vabbè, lasciamo stare. Aveva una friggitrice portatile. Faceva casino un po' dappertutto. Qui la gente che sta cominciando. Mi pare questo sia il primo giorno di camp. Sì, ogni tanto, forse vedete qualche istante, c'erano dei trabicoli elettrici, tipo un divano con le ruote che andava avanti in giro per il camp. Altri che facevano sempre dei go-kart con auto elettriche. Erano una cassetta di legno, 2 ruote, un motore, una lavatrice o qualcosa di più. Ecco, niente di... Non abbiamo mai capito se quell'uno bianco fosse un errore o un problema delle luci. Esatto, eccoli qui, c'è stato qualche lampeggio colorato. Qui c'era il mega festone, perché sì, l'embassy è anche divertimento, feste, di tutto. Qui tutta zona tende. E anche qua sotto era pieno di altri tendoni con le varie embassy. Eccolo qui. Eccolo là. Perché tra l'altro loro mandavano i loro comandi e noi gli andavamo sopra, quindi... Loro mandavano dei dati e noi... Sì, dopo l'abbiamo tenuto un po' di minuti, non più di tanto, perché appunto... Si erano un po' lamentati, diciamo li avevamo fregati, ecco. Ah, aspetta. Sì, anche perché poi il programma girava sul PC di Francesco che la sera tornava in albergo, quindi... Tra l'altro avevo usato una super libreria che esisteva solo sull'ultima versione di Mint, quindi ricompilarlo sulle altre macchine è un casino, Il timelapse è abbastanza veloce, quindi quello che da noi è durato diversi minuti, qui lo vedete pochi secondi. Ecco qui, stanno smontando. Se ne stanno andando. Le tende che stanno lasciando il posto vuoto. Ah sì, c'erano anche dei fari che sparavano fiammate con gas propano. Il sabato sera un mega lab spettacolo con Tesla coil e fiammate a tempo di musica. Sì, ci sono spettacoli un po' per tutti i gusti.
Se cercate su YouTube video di SHA 2017 ne vedete, oltre a trovare tutti, quasi tutti i talk. Basta, finito.